Rinnovando la tradizione di fine anno, il sindaco Luigi De Magistris, assieme al presidente del Consiglio Comunale Raimondo Pasquino, ha radunato i dipendenti del comune in sala giunta per gli auguri di Natale. Cercheremo di fare le scelte migliori compatibilmente con le difficoltà del momento. Io mi auguro solamente, ecco, facendo oltre che un augurio di Buon Natale, anche un augurio di un 2013 che possa essere migliore, perché francamente questo 2012 è stato veramente pieno di problemi. Io onestamente sarà perché, non lo so, forse per le azioni che abbiamo messo in campo, per il lavoro che ha seminato parecchio in queste settimane, in questi mesi, io sono convinto che il 2013 sarà sicuramente migliore. L'aspetto principale sul quale francamente spero di poter avere buone notizie, soprattutto quello di poter avere una cassa un po' migliore, che il fatto di non avere soldi è una cosa tremenda. Perché sia voi, sia le municipalità, ma anche quando scendi, io sto venendo alla Pigna Secca, ovviamente le persone ti fermano, sindaco a buca, sindaco del trasporto pubblico, sindaco là, sindaco qua, e ti rendi conto che molte di quelle cose veramente siamo in questo momento nell'impossibilità oggettiva, non soggettiva, di farle. Allora, l'unica cosa, e chiudo, che vi chiedo appunto è di migliorare tutti insieme, è una cosa a cui io tengo moltissimo, questo lavoro di squadra e di assunzione collettiva di responsabilità. Su di me potete sempre contare, io la scelta di puntare sul personale del comune e delle partecipate l'ho fatto, andremo in quella direzione e cercheremo nel piano di riequilibrio che stiamo realizzando di mettere tra i primi punti proprio la valorizzazione del personale. Buon Natale in famiglia a tutti quanti e nella speranza di essere sempre più uniti in questa avventura difficile, piena di problemi, però anche piena di motivazioni e di sollecitazioni di vita. Il sindaco mi dice di aggiungere, io voglio soltanto dire una cosa, come Consiglio Comunale stiamo, e ovviamente non soltanto i consiglieri ma anche il personale del Consiglio Comunale, i dirigenti, stiamo cercando di dare una mano. Abbiamo fatto una iniziativa che ha dato dei risultati in una situazione di grande difficoltà, la manifestazione a Roma e poi l'incontro col Presidente della Repubblica con il Governo ha consentito di avere un po' di cassa, che questo era necessario. I tempi sono difficili, chi vi parla stamattina ha ricevuto da Profumo una telefonata, stanno tagliando, hanno già tagliato 400 milioni che sono il 7% del bilancio delle università, il che significa che rischiano il default molte università. E questa è una situazione generalizzata, ma cosa spieghiamo noi ai ragazzi, alle famiglie? Non possiamo spiegare niente. Cosa può spiegare il sindaco ai cittadini che chiedono del perché di una buca? Purtroppo i soldi per fare manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre più contenuti e quindi non si può fare. Però c'è uno spirito di squadra, manteniamola. Quindi mi associo agli auguri che ha fatto il sindaco, pensiamo alle famiglie e pensiamo che il 2013 sicuramente dovrà essere un anno migliore.